La parola guida del Festival della Scienza di quest'anno è contatti. L'alimentazione è piena di contatti più diversi per costruire nuove armonie. Vegetali e carni sono due elementi di contatto molto particolari che noi abbiamo declinato in tante maniere. Una di queste è anche il pane e il salame. Come si declina questo contatto? Questo contatto si declina partendo da una tempi antichissimi, quando l'uomo era con un'alimentazione sia di frutta sia di carne. Questa doppia alimentazione frugivora e carnivora è stata declinata in tutto quanto il resto della sua storia. Poi è venuta la cultura. La cultura ha trasformato i vegetali in pane, pasta e tante altre preparazioni. Non solo, ma ha trasformato le carni in tante modi. E siamo arrivati quindi dalle carni abbrustolite dal passato ai più sofisticati patè di salumi del giorno odierno. Questo doppio contatto è sempre rimasto profondamente iscritto nella nostra cultura e nella nostra umanità. Quanti tipi di salume esiste? Si parla comunemente di salame, ma in realtà è un spettro molto vasto di tipi di salame. Un'indagine eseguita alcuni anni fa ha portato a dire che i salumi italiani, che hanno una documentazione vasta, profonda o anche minima, sono almeno 666. Un numero magico, 666, anche perché qualcuno lo riporta al numero dell'Apocalisse, quello del demonio, identifica in Italia dai 666 salumi, che si spiega quanto siamo complicati e quanto siamo differenziati in Italia.